Renzi e ormai confidiamo. Ma mi sento qua io? No. Stai già parlando in diretta. Tu ti senti? Sì, adesso capiamo tutto. Sei in onda. Ok, ciao a tutti, ci siamo, è la prima, speriamo che vada bene. E parte questa rubrica che ci sarà ogni martedì, ci sarò io, e l'idea è quella di prendere e avere ogni volta due nostri portavoce, Camera, Senato, quelli che riusciamo a prendere, e con loro parlare, fare qualche domanda, vedere un po' in base a quello che è successo durante il giorno, la settimana. E oggi abbiamo dalla Camera Vincenzo Caso e Laura Castelli, entrambi sono in commissione bilancio e con loro parleremo un attimino della fiducia di Renzi, di quello che è successo, di questi pizzini che prendono, vanno avanti e indietro. Ci sono? E stanno per arrivare. Ok, allora intanto oggi fantastico, Renzi ha preso e ha continuato a fare le sue bellissime parole. No, 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 ce la faccio, Cri, vai tranquilla. Le sue bellissime parole lanciate che continuava, fantastico, degli interventi splendidi. Io ho sentito personalmente quello di Giulia Sarti, Coletti, Sibilia. Proprio credo che tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni siano ripagati soltanto con interventi come quelli che abbiamo sentito oggi. E alcune chicche tipo Andrea Coletti che gli diceva, a Renzi gli avevamo detto che questo governo era per, forse stanno arrivando, che questo governo serviva per coprire la muffa dai muri, e oggi ha fatto la chicca fantastica, ha fatto Letta dipingeva di bianco e tu Renzi stai dipingendo di azzurro, azzurro Forza Italia. E, oh, li vedo che stanno arrivando. Ciao carissimi, aspetta che metto la cuffia. Non li sento. Un attimo, potenti. Adesso, quando loro parlano, tiri su questa. E Ok. quando tu parli, poi alzi. Ci senti? Ecco. Sì, ciao, vi sento. Bene. Che bella maglietta che hai. Ma chissà questa maglietta da dove arriva, vero Laura? Sì, esatto. Dovete sapere che questa maglietta l'ho presa proprio tramite Laura. E in una delle prime volte che siamo andati in Val Susa c'era anche Vincenzo ed è una maglietta dei piemontesi, dal mio punto di vista una delle magliette più belle che ha fatto il movimento. Uno vale uno e dietro c'è scritto chi non partecipa conta zero. Ragazzi, una domanda subito, pronti via. Oggi quanti ce n'erano di PD, PDL? C'erano tutti oggi per il grande evento? Oggi erano tutti in grande spolvero, erano tutti contenti lì a spellarsi le mani per il nuovo che è arrivato, erano tutti felicissimi. Vai, vai. Abbiamo visto anche l'arrivo di alcuni big. Vabbè, personalmente, quando è arrivato Bersani, che si sono interrotti, l'ho trovato quasi, quasi corretto. Avete applaudito?
Ma quando invece è arrivato Letta che è andato a salutare Bersani, un po' meno, visto che stavamo parlando noi in aula e si è bloccato tutto per 10 minuti. E poi Letta ha fatto un giro dell'aula, manco fosse la Madonna, a stringere mani e a baciare colleghi, quindi insomma, potevamo evitarlo. Ascolta, Vincenzo. Ma l'altra volta, un po' di tempo fa, quando Renzi stava per spodestare Letta, in una delle volte in cui ci eravamo visti, mi avevi detto: qua ci stanno arrivando tutti quanti i big. Nei giorni scorsi avete visto movimenti di big anche prima della fiducia oppure no? Certo, c'era grande agitazione nei corridoi, c'erano tutti con grandi sorrisi, tutti che si stringevano le mani. Abbiamo visto anche tantissime belle persone, tipo Pomicino, tipo Svaldonapoli, perché poi quando parlano di seconda, di terza repubblica, poi invece il legame con la prima è sempre evidente, insomma, arrivano. D'altronde il papà di Renzi era un gran democristiano e la tradizione di famiglia penso che oggi la vediamo benissimo anche con i ministri che oggi ci sono stati presentati, insomma. Laura, il cartello figli di Troica. Splendido, che ti abbiamo visto sbandierare con un sorriso fantastico. L'idea di chi è stata? Ma allora, Carlo ha scritto il discorso ed era inevitabile parlare di quanto questi personaggi, Renzi per primo, ma per secondo certo Padoan, siano i figli della Troica, quelli che garantiranno per sempre, fino alla loro morte, questo accordo letale per i cittadini. Quindi, con un gioco di parole, Carlo ha inserito nel suo discorso figli di Troica e abbiamo pensato che fosse corretto scriverlo nero su bianco su un foglio e farlo vedere a tutti da casa. In realtà il problema vero è che questi non si rendono conto di quanto siano reali quelle parole, cioè spesso noi usiamo parole forti e loro pensano che noi stiamo solo esagerando. In realtà sempre di più queste parole hanno una connotazione sempre più reale. Questa è una difficoltà. Vedo qualcuno che saluta da laggiù. E questa è una difficoltà sempre maggiore per noi, perché prima magari le usavamo con uno stile un po' aulico, ora sono sempre più reali. L'intervento più falso che avete sentito oggi dagli altri schieramenti, chi l'ha fatto? Ma l'intervento più falso in assoluto era proprio quello di Renzi, cioè dai, mi sembrava di essere veramente a quelle gite organizzate in cui alla fine ti vendono le pentole. Il problema era quello, cioè veramente, il problema è che non ci hanno detto quanto costano queste pentole poi alla fine, manco quello, perché poi quando vendi fumo poi non sai manco a quando venderlo, insomma, era veramente, non lo so, è difficile da esprimere le sensazioni, perché cioè, oggi veramente le parole che si sentivano erano completamente vuote, cioè un programma che non esiste, cioè veramente sono tutti bravi a dire quelle cose, non è che ci vuole il sindaco di Firenze, insomma. Sì, però hanno anche una faccia che pochi hanno, cioè quando un Renzi si mette in aula a parlare di mafia, perché giustamente Giulia Sarti ha sollecitato questo argomento, perché ieri lui non ne ha proferito parola e lui risponde parlando di giorni difficili per la Repubblica come quelli dopo la morte di Falcone e Borsellino, beh, lì mi si raggela il sangue, fino a ieri lui inciuciava con Napolitano. E d'altronde, se questo governo è arrivato fino a qui, è anche perché lui ha inciuciato con Napolitano, che diciamo non essere proprio estraneo alla trattativa Stato-mafia. Ed è veramente angosciante sentire questa cosa, perché lui non si rende conto, essendo un uomo costruito dalla comunicazione e dall'immagine che gli hanno detto di lanciare agli italiani. Però dall'altra ci sono delle cose forti che questo paese non si dimenticherà mai, e quando lui passa le sue ore a parlare con Napolitano, con Berlusconi, che negli anni della trattativa Stato-mafia, ammesso che non sia ancora conclusa oggi, erano protagonisti ed erano, insomma, attivamente
responsabili, allora noi non possiamo stare in silenzio. Giusto, giusto. Ma una curiosità, dopo 11 mesi ormai che siete lì, giusto? Sì. Ci si abitua a sentirli? A sentire l'ipocrisia nei discorsi? Ci si assuefa, non lo so. Questa è ovvio che no, non ci abituiamo e penso che quello lo si vede anche poi dai nostri discorsi, che a differenza dei loro discorsi non sono discorsi costruiti, sono discorsi sicuramente di pancia, perché è anche il momento in cui che abbiamo per sfogarci verso di loro, e poi sono ovviamente argomenti di testa quando portiamo i nostri argomenti. E non ci si abitua perché purtroppo sappiamo quello che rappresentano queste persone, i poteri che rappresentano, per cui inevitabilmente ogni volta che li ascolti c'è un moto dentro di noi che è forte, un moto di disgusto, un moto di rabbia. Che poi può sfociare in quello che è accaduto col decreto IMU Banca d'Italia, giustamente, perché poi quando cumuli dentro tutte queste sensazioni negative, quando sai che loro ti stanno prendendo per i fondelli e tu lo sai benissimo, allora è ovvio che poi ti incazzi, c'è poco da fare, cioè è ovvio che siamo incazzati, cioè non è che siamo qui a dire altro, è questo. La faccia di Laura è meglio di qualsiasi. No, guarda, sai cos'è? Che per fortuna noi non ci abituiamo mai, perché qualora anche potesse lievemente succedere, tutti i weekend guardiamo gli occhi delle persone che vengono nelle piazze o a fare gli incontri, che sono pieni di, da una parte speranza, da una parte coraggio, quindi non ti puoi abituare a questo. Nel weekend? Tantissimo. No, davvero, siamo stati in Sicilia con Alessandro Di Battista e Roberto Fico ed è stato entusiasmante. Abbiamo fatto dei paesi piccoli, ma pieni, pieni, pieni di voglia di cambiare in una terra strana, dico strana perché io, insomma, essendo metà siciliana, la conosco anche. Strana come la Sicilia, che ha dato grande dimostrazione di amore nei confronti del Movimento 5 Stelle, ma che comunque nei comuni ancora fa fatica, perché il voto di scambio è ancora una cosa troppo praticata. Quindi noi non ci abitueremo mai ai loro discorsi, e se succedesse mai, dateci un colpo in testa, perché questi sono pericolosi. Va bene, sarà fatto, ti prendo in parola. Senti, oggi Carlo, sia Carlo che Coletti gli hanno ricordato due nostre, uno la legge col conflitto di interessi di Fraccaro e l'altro l'emendamento di 2 miliardi e mezzo per il pacchetto cantiere scuola per ripristinare. E, ci sono altre, allora, se siete riusciti fra una pentola e l'altra a individuare punti in cui Matteo prendeva e spiegava che cosa vuole fare. Ci sono altre leggi depositate nostre che già coprono quelle parole, che già rispondiamo con i fatti a quelle parole, a memoria, se vi ricordate. Guarda, al volo lui ha parlato di imprenditori e della fatica che gli imprenditori fanno a rimanere in un paese come l'Italia, cosa che noi diciamo, insomma, da tempo, che abbiamo anche urlato a gran voce a Confindustria. Beh, lui deve sapere che il suo partito, quello di cui lui è segretario, ha bocciato 4 volte la nostra abolizione dell'IRAP sulle piccole e medie imprese, che pesava 4 miliardi, di cui noi abbiamo trovato copertura, ma che nelle tasche di un'impresa piccola e media pesa tantissimo. Quindi il signor sindaco Renzi deve chiedere ai suoi come mai oggi un imprenditore è ancora più scoraggiato a mettere piede in Italia con la sua azienda. Dennis, poi ti aggiungo anche ovviamente il grande tema, quello del conflitto di interessi. Noi abbiamo già una proposta di legge e fa ridere sentir parlare di Renzi di conflitto di interessi quando il conflitto di interessi è all'interno del suo governo. Cioè, veramente come buttarsi la zappa sui piedi, perché tra l'altro uno
dei grandi ministri confermati è il ministro Lupi, sappiamo tutto benissimo, lo sai anche tu vivendo in Lombardia, il forte potere di CL, no? Per cui... Ah, pensavo che mi dicevi dei lupi in Lombardia. A cui poi aggiungiamo ovviamente adesso anche il ministro che è legato invece alle cooperative rosse, non ci dimentichiamo, ovviamente Laura non se lo può dimenticare, quello della CMC di Ravenna, che è implicato un po' in tutte le grandi opere. Se ci domandiamo veramente come faccia Matteo Renzi a pensare di risolvere il conflitto di interessi con questi ministri. Anche la ministra Guidi, eh? Sì, tra l'altro sono tutte figure su cui largamente si scrive in rete, perché la differenza è questa, che loro pensavano di mettere persone con nomi non conosciuti, evitando così il boomerang della loro vera identità. Ma voi avete visto quanto ci hanno messo in rete a scrivere chi è davvero Padoan, 3 secondi. E questo è diventato... insomma, un'informazione rapida che ha coinvolto tutti, e oggi tutti sanno chi è il ministro dell'economia sostituito da Saccomanni. Non si sa chi è peggio, se lui o Saccomanni. Considerando che Padoan ha contribuito al fallimento dell'Argentina, insomma, direi che ridateci Saccomanni. Sì, Argentina, Grecia e Portogallo quando è stato al Fondo Monetario Internazionale. Però si vanta anche di essere stato collaboratore di Amato e di D'Alema, per cui insomma... Diciamo pezzi che grossi. Pezzi grossi sicuramente. Pezzi di troica anche loro, direi. Sì. Una curiosità. Dopo il bordello della ghigliottina, si è calmato un po' l'astio da parte loro nei nostri confronti, soprattutto in commissioni, nei momenti in cui non vediamo? Perché vabbè, in aula c'è un po' il teatrino, ma magari in commissione si erano creati dei rapporti, tra virgolette, umani, no? Cioè io mi ricorderò sempre, Vincenzo posso dirlo, sì, no, anche se mi dici no lo dico, che, che quando c'è stato il casino con la ghigliottina e il bordello in commissione, il giorno dopo al telefono con Vincenzo disse: Denis, la cosa più bella è che Boccia non ci saluta più. Quindi Boccia non vi saluta ancora oppure... Beh, ma io mi rendo conto, povero Boccia, sembra che ci accaniamo sulla sua famiglia, prima abbiamo fatto di mettere la moglie, adesso ce la prendiamo con lui. L'altro giorno addirittura Laura in conferenza stampa ha chiesto le sue dimissioni perché poverino non si è reso conto del buco che c'è sulla legge di stabilità, quando noi lo dicevamo in commissione, lo abbiamo detto al Presidente della Repubblica, solo che poi dopo un po' la Corte dei Conti si sveglia e dice la stessa cosa. Evidentemente all'ossi grillini non sono così incompetenti se vi sbattono in faccia le cose prima che lo dice la Corte dei Conti, però capita, no, il clima non è più sereno come forse non lo era prima, ma è sicuramente peggiorato da quando c'è stata la ghigliottina, questo inevitabilmente, però insomma non è che siamo venuti qui a stringere dei rapporti di amicizia, gli amici me li scelgo decisamente in altro modo, insomma. Ma ti scegli male però, eh. No vabbè, c'è da dire anche che adesso loro sanno di che pasta siamo fatti più di prima, quindi la loro paura nel commettere un errore, nel fare la mossa sbagliata è più grossa di prima, sanno fino a dove possiamo andare per quello che hanno visto loro, per cui come per esempio sul Salva Roma di oggi il presidente Boccia non si è permesso di dire non votiamo per nulla gli emendamenti e andiamo direttamente in aula, perché sapeva che noi avremmo fatto tutto quello che era nella maniera pacifica e secondo la legge possibile per bloccare una sua scelta scellerata. Ora ci hanno visto in azione, sanno fino a dove ci possiamo spingere. Toglietemi una curiosità che spesso mi viene, anche adesso quando parlavate delle denunce che avevamo fatto durante la legge del patto di stabilità, che appunto non c'era copertura. Ho visto in 5 giorni e 5 stelle, in alcune conferenze, mi sembra proprio tu Laura, che dicevi che avete fatto delle lettere sia a Napolitano che alla Boldrini e tutto, ma nel momento in cui poi
esce fuori dalla parte della magistratura il fatto che, Corte dei Conti in questo caso, il fatto che avevate ragione voi, vi siete informati se c'è la possibilità di fare una denuncia o un qualcosa, o visto che comunque sia la denuncia a livello di opinione pubblica è ferma alla rete di queste cose? Allora, la questione è questa: quando abbiamo finito il pesantissimo lavoro sulla legge di stabilità, più che altro dal punto di vista morale più che fisico, la prima cosa che abbiamo detto tutti in commissione è stata: facciamo un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Io mi sono messa con alcuni avvocati legati al Movimento 5 Stelle a studiare se era fattibile, e il problema di questo paese, tra i tanti, è anche che esiste l'autodichia. L'autodichia è quel potere che ha il Parlamento di fare ciò che vuole, ma ciò che vuole significa davvero ciò che vuole, anche fare una legge che va contro la sua legge quadro, come è successo sulla legge di stabilità, che andava contro la legge di contabilità. Per cui qualunque tipo di denuncia sarebbe decaduta, perché il Parlamento, come ti ho già detto, ha il potere di fare qualunque cosa anche contro la stessa legge. In più, nessun deputato ha il potere di fare ricorso alla Corte Costituzionale, a differenza di altri paesi come il Portogallo, dove per esempio hanno fatto ricorso al Fiscal Compact. L'Italia non lo può fare, cioè il ricorso avviene solo attraverso un altro livello di tribunale. Cioè, se tu fai una causa e il tuo giudice chiede il ricorso alla Corte Costituzionale, allora si va in Corte Costituzionale, diversamente non si può. Un po' quello che è successo sulla legge elettorale, no? Che un signore ha fatto denuncia per la sua non elezione in Parlamento, e da lì il giudice ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi, quindi è derivata tutta l'incostituzionalità. Il potere di un deputato rappresentante dei cittadini è pari a zero rispetto alle scelte che il Parlamento compie, perché lo fa secondo l'autodichia. Quindi l'unica cosa che noi abbiamo potuto fare è appellarci a quel brav'uomo di Napolitano, che ovviamente non ha mosso ciglio, ma è l'unico garante in questo caso dell'abominio che abbiamo vissuto con una legge fatta contro la legge. E poi si offende se lo chiamiamo Morfeo, visto che non ha mosso ciglio. Ma quindi è lo stesso motivo per cui non si può far nulla sull'utilizzo della ghigliottina da parte della Boldrini, no? Giusto? Sì, ma quello in realtà poi andiamo anche oltre, perché quella roba lì non era segnata da nessuna parte, non era segnata nel regolamento, per cui lei si è semplicemente sottomessa al volere del governo e ha fatto cose che non poteva fare. Il problema è che siamo sempre lì, è che quando noi diciamo che non c'è democrazia, non è che lo diciamo così per dire qualcosa, è perché lo viviamo sulla nostra pelle. Dal momento in cui tu, presidente della Camera, ti permetti di spogliarti del tuo ruolo di super partners e prendi le parti del governo, inventandoti di sana pianta questa ghigliottina, è evidente che c'è qualcosa che non va. E poi, a prescindere dal fatto che di qual era il provvedimento su cui è stata messa, insomma, che ha anche la sua importanza, ma qui si parla semplicemente di regole democratiche. Magari l'opposizione c'ha anche tutto il diritto di far decadere un decreto che era palesemente schifoso, insomma. Sì, poi Dennis va ricordato a chi ci segue da casa che lei mette la ghigliottina in cambio di un abbassamento della soglia di sbarramento sulla legge elettorale. Io l'altro giorno ero a Torino e dicevo: ma perché questa, invece di chiedere in cambio a Franceschini, quando gli ha chiesto di mettere la ghigliottina l'abbassamento della soglia di sbarramento sulla legge elettorale, non gli ha chiesto il reddito di cittadinanza? Cioè, sono quei dilemmi della vita che uno non si spiegherà mai. Il problema loro, a differenza... L'ho chiesto pure io in macchina, non mi ha risposto. Lo so, ma perdonala, non è colpa sua. Il problema loro è che loro arrivano sempre a un punto per cui qualunque tipo di ricatto diventa un accordo. Cioè, l'opposizione qua non esiste, non è mai esistita, perché questi a un certo punto cedevano a un accordo, come è successo per lei. Niente di più.
Laura, volevo tornare un secondo sul weekend, vabbè, su questo weekend, ma un po' su tutti, no? Tu che ci sei dall'inizio, perché parallelamente noi a Monza abbiamo avuto anche noi un weekend, c'era Maurizio Santangelo, c'era Bruno Marton, La Bottici, Vito Crimi, e me ne sto scordando sicuramente qualcuno, non me ne vogliano. E, io ho notato, rispetto a qualche anno fa, un qualcosa di incredibile, una partecipazione aumentata in maniera esponenziale senza che ci fosse Grillo, senza che abbiamo dovuto prendere anche noi, fare con numeri minori rispetto alla Sicilia, per carità, però abbiamo dovuto prendere, fare un pezzo fuori, un pezzo dentro con i portavoci che facevano la staffetta. È cambiato qualcosa? Come lo descrivi rispetto a... Poi vabbè, tu in mezzo alle piazze, in valle, in Valsusa, ne avrei viste di cotte e di crude, però... Senti che è cambiato qualcosa, perché io ho avuto questa sensazione. È cambiato qualche cosa dal momento in cui la gente si è resa conto che giornali e televisioni iniziavano a mentire in maniera spudorata. Io credo che la chiave di volta sia proprio lì. E quando la gente si accorge che i mezzi di informazione a cui avevano sempre dato fiducia mentono in maniera spudorata, allora forse, come diceva oggi Mirko, lo schiocco di dita... serve a svegliarle e hanno visto in noi una verità. Il secondo aspetto invece è quello proprio della cultura che noi offriamo, cioè il Movimento 5 Stelle offre una cultura immediata, è un po' come, io la paragono un po' a, ti ricordi la Rai negli anni 40 che insegnava a leggere e a scrivere sulle reti Rai? Esattamente la stessa cosa, noi stiamo insegnando ai cittadini attraverso di noi cittadini che cos'è il Parlamento e che cos'è la vita istituzionale e politica. Quando la gente mi parla di decreti, io sono sicura che fino a qualche mese prima non sapeva neanche che cosa fossero, e questo è un'azione importantissima di cultura che stiamo facendo nel nostro paese, e la gente vuole questo, imparare che cosa succede intorno a sé. Guarda Dani, se ti aggiungo, la cosa bella veramente che vediamo è chi ci sta seguendo, è che non si limita più a fare il tifo. Questa è la nostra grande vittoria, quel cambiamento culturale in cui stiamo sperando. E lo sai benissimo pure tu, perché so benissimo che anche tu, mentre sei in giro in macchina, sei in radio ad ascoltare il Parlamento, veramente... E quindi vabbè, facciamo l'aneddoto. In pratica, alcune volte registro qualche intervento, glielo mando in chat e dico: guarda che bravi. No, ma questa è la rivoluzione, il fatto di non avere più l'intermediazione, il fatto che sono io che sto ascoltando quello che si dice in Parlamento, non ho più il giornale che mi spiega quello che sta succedendo. Allora, quando abbiamo fatto il V-Day e eravamo lì a spiegare le cose alla Commissione, io mi sono sentito delle persone che mi chiedevano dello specifico emendamento, che sapevano qual era la differenza tra un emendamento e un ordine del giorno. Ecco, lì stiamo creando veramente il cambiamento, lì ed è su quello che dobbiamo combattere. Noi dobbiamo fare in modo che le persone veramente si interessino alle cose. Basta con la televisione, basta con chi ci fa da intermediario tra una cosa e l'altra, veramente. Questo è quello che vogliamo. Oggi poi è successa anche un'altra cosa dal mio punto di vista molto, molto importante, sull'importanza di avere persone come noi all'interno del Parlamento. Prima c'era uno scambio di pizzini fra Stato e mafia, e oggi c'è stato lo scambio di pizzini fra Stato. Vabbè, no, lasciamo perdere, non dico commentate voi. Allora, diciamo che Renzi, come primo atto della sua vita politica, fa esattamente quello che un politico medio avrebbe fatto, forse anche peggio di un politico medio. Lui scrive un biglietto a Luigi Di Maio, che possiamo definire l'unica nostra carica istituzionale alla Camera, chiedendogli come mai noi avessimo questo atteggiamento, e si chiedeva se quell'atteggiamento che noi oggi abbiamo tenuto in aula era una questione comunicativa oppure proprio perché siamo così. Cioè lui, quando va in bici, studia la posizione da assumere, allora pensa che anche noi, quando in aula
urliamo alla Boldrini che non è in grado di fare il suo lavoro, lo facciamo per questioni comunicative. E poi un altro passaggio è stato veramente brutto, e credo che sia quello più grave. Renzi si chiedeva se con noi si può parlare. E mentre si chiede questo, gli dice anche: so che tu con Giachetti ti parli spesso, se vuoi interloquiamo attraverso di lui. Ecco, questo è agghiacciante a mio parere, perché questa è proprio la politica vecchio stile. Cioè, ma immaginatevi voi se il Movimento 5 Stelle, con la sua trasparenza, la sua verità sempre, il suo modo, deve interloquire attraverso Giachetti con Renzi. A parte che con Renzi, insomma, siamo andati a dirgli quello che tutti gli italiani volevano dirgli, quindi basta così. Tranne quattro senatori. Esatto, tranne quattro senatori. Dopodiché il resto, come gli ha scritto Luigi nella sua risposta, lo vedremo in aula con i fatti. Cioè, io credo che Luigi si sia sentito anche un po' in imbarazzo a rispondere a tali sciocchezze, davvero. Cioè, il problema di questo è che ancora non riescono a capire che noi, cioè quello che gli diciamo in faccia, e glielo diciamo anche, e lo diciamo anche attraverso le televisioni, lo diciamo in aula, sono le stesse cose, quello che non riescono ancora a capire. Sono ancora convinti che noi, quando siamo in aula, facciamo una parte, quando siamo in televisione un'altra parte, e quando siamo in privato gli diciamo un'altra cosa. Questo loro non ci arrivano, ma è inutile, perché hanno sempre lavorato così. Perché quando in commissione ci vengono a dire che bravi che siete, come siete organizzati, quando lavorate e tutto, e poi in televisione vanno a dire che noi non facciamo niente, che non lavoriamo in tutto, loro fanno la parte, poi, e invece il problema è che noi le cose gliele diciamo in faccia in commissione, gliele diciamo in faccia in aula, gliele diciamo in faccia in privato. È quello che proprio è il loro grosso limite, che non riescono a capirci, veramente non ce la fanno, sono convinti che siamo di facciata come loro, e non ci arriveranno mai, inutile, hanno sempre visto questo, e per loro è quella la politica, e non glielo fai cambiare idea, è inutile, sono così. Verissimo. Senti, tornando, poi fra un pochino vi lascio, promesso. Tornando al discorso del un po' dello spartiacque della ghigliottina, no? Anche perché in quello che dicevamo prima, Laura, il cambiamento anche delle persone, secondo me quell'evento lì ha dato veramente quello, più il tetto, ha dato veramente diciamo lo spartiacque. Una delle cose più belle dal mio punto di vista di talebano del Movimento 5 Stelle che ho visto in quell'evento è stato sentire persone moderate che dicevano: oh, ma son merde per davvero? Cioè, come se persone nostre, no? Deputati nostri che sono sempre stati un po' aperturisti per il dialogo, così, prendere e sentire lo spirito talebano, che è lo spirito che persone come voi so che avete dall'inizio. Mi chiedo, sono ancora incazzati o si stanno rimoderizzando? No, credo di no, nel senso che quello che dici tu è vero. Molti sono andati a sbattere contro un muro e hanno detto: cavolo, è veramente così come ci raccontate da un anno a questa parte? C'è stato un altro evento un po', io direi, spartiacque, che è stato quello dell'incontro famoso Renzi-Beppe. E quello anche è un segnale che la gente sta cambiando. Io ti dico, ho fatto fatica, io ero per il no, per non andare, e ho fatto fatica a capire come mai la rete avesse detto di sì, come penso altri di noi. Poi in realtà devo dire la verità che dopo l'incontro ho detto: cavolo, forse avevo sbagliato io, era giusto dimostrare fuori che a questa gente noi non dobbiamo niente, e che anzi usa la tecnica del dolore, la bugia e la battuta ad ogni costo per spiegare che questi non si meritano niente. Quindi io credo che da qua in avanti ne vedremo tanti altri di momenti spartiacque, perché Dennis, la verità è che questo nuovo sindaco, oggi presidente del Consiglio, usa delle tecniche diverse, e noi ne useremo altre, non diverse dalla nostra natura, ma dovremo tenere testa a un buffone di corte, cioè, quindi la nostra tecnica dovrà migliorare, sempre tenendo presente che cos'è che vogliono i cittadini e che cos'è che vogliamo noi in quanto tali.
Ma hai anticipato infatti la domanda, nel senso che c'è da dire una cosa su Renzi: è obiettivamente molto più bravo rispetto a tutti gli altri nella comunicazione. Cioè io ho, in questi giorni, quando lo segui, mi sforzavo di mettermi nei panni della mia zia che guarda soltanto la televisione, tutto. Effettivamente ti dice a parole le cose che una persona si vuole sentire dire, quindi una persona che non ha lo strumento poi per andarsi a cercare l'informazione vera resta assuefatta. Infatti secondo me lo hanno scelto veramente proprio perché ha questa forte capacità. Ne ero convinto che voi ne foste consapevoli, infatti mi fa piacere sentire che avete in mente di cambiare un po' strategia. Sì, rimarremo quelli di sempre, cioè nel senso non è che si cambia, però si sa che lui mente più degli altri in una maniera, cioè quando uno va in bicicletta studiando la posizione che deve assumere, perché così la gente indirettamente capisce che lui è quello del nuovo e della velocità, cioè io sinceramente alzo le mani, ma continueremo a far capire fuori quali sono le nostre posizioni, eccetera. Certo, Letta in confronto era un pivello. Vincenzo, ma forse stasera c'è una fantastica congiunta. Cosa voterete? Allora, Denis, è ovvio che oggi sarà una congiunta che forse probabilmente tanti attivisti attendevano da tempo. Perché giustamente anche a tutti noi sono arrivate le segnalazioni proprio degli attivisti che erano stufi di vedere queste persone che cercavano in qualsiasi modo di mettersi in mostra, di mettere in mostra le loro idee, cercando di sputtanare invece tu poi tutto il resto del gruppo, che poi è lì il grosso problema, cioè che hanno sempre cercato di mettere poi in cattiva luce chi invece ha sempre andato verso il sentimento comune del movimento. Quindi stasera, guardi, io Denis, qualsiasi richiesta di espulsione io sarei sempre per votare sì, ma per una cosa molto semplice. Io non la farei passare neanche all'assemblea. Secondo me deve essere veramente il rapporto con gli attivisti, perché chi ci ha mandato qui è giusto che ci scalzi anche quando lo ritiene giusto. Per cui davvero io non ho proprio nessun problema in questo. Sono convinto ancora una volta che noi dobbiamo essere i portavoce, e per cui io visto che abbiamo i mezzi, lascerei veramente a chi deve decidere di decidere. Quindi io non avrò assolutamente nessun problema a votare affinché la rete si esprima su queste persone, su quello che stanno facendo al movimento. Non per nulla tu sei stata la mia prima scelta nelle votazioni. No, ma infatti, scusa un attimo Laura, poi ti do subito la parola, ma infatti secondo me il punto che sfugge spesso a chi è lì, ma perché è anche abbastanza normale, perché molto spesso vengono visti come colleghi di lavoro, c'è anche un rapporto umano che si instaura che influenza, è normale, nella vita non c'è la stessa oggettività di chi sta fuori. Però quello che sfugge secondo me, infatti chiedo a Laura se è d'accordo, è il fatto che in questo caso voi siete le persone meno adatte per scegliere e per decidere, ed è soltanto la rete che ha il vero compito di dire se le persone, che in questo caso saranno questi quattro o chi che sia, stanno facendo bene per il movimento oppure no. Sì, guarda, voglio dire due cose prima di risponderti. Le motivazioni, io lo dirò in riunione a chi dei miei colleghi ancora non lo sa. Queste quattro persone hanno due nei molto grossi. Il primo è che hanno assunto un proprio ufficio stampa. Il signore che fa il suo ufficio stampa arriva dalla Lega, lo pagano con i loro soldi e gestisce la linea comunicativa di queste quattro persone.
Questo non è quello che il Movimento 5 Stelle deve fare. Noi dobbiamo avere una unica linea comunicativa discussa in riunione, litigando, accordandoci uno con l'altro, parlandone per ore. Ma questa non è la linea che noi possiamo assumere. Quattro persone che si pagano un proprio ufficio comunicativo. Il secondo neo è che queste persone sui territori, oltre a essere mal visti, stanno creando dei problemi, perché fanno dei gruppi, creano dei gruppi poco chiari, con delle persone che appartengono, sono appartenute a partiti e oggi non sono figure chiare che possono collaborare con i cittadini per decidere che cosa poi fare in questo Parlamento. Questi sono due nei che io non accetto. Non accetto assolutamente. Ricordiamo che i gruppi locali hanno scritto lettere in cui si dissociavano dal loro atteggiamento, e questo è assolutamente rilevante. La rete deve decidere sempre, così come la rete deciderà a breve, spero entro la prossima settimana, di chi non restituisce i soldi. Regola numero uno del Movimento 5 Stelle: se non restituisci i soldi, prendi la tua borsa, la tua valigia e te ne vai a casa. La prossima settimana ci auguriamo che la rete lo faccia per tutti quelli che non stanno gestendo il denaro pubblico che ricevono come stipendio e che hanno firmato con le proprie mani di restituire per la metà, e risponderanno alla rete. Quindi la rete deve essere sempre interpellata in questo, e hai ragione tu a dire che siamo quasi in conflitto di interessi, perché qua alla fine ci sono rapporti personali che si creano, cioè rapporti umani, perché ci lavori con le persone. Però la gente deve capire fuori che mandare fuori uno di questi non è una nostra debolezza. Ci prendiamo pure due giorni di titoli sui giornali, che tanto scriveranno Grillo espelle i dissidenti, chi se ne frega, ma la nostra pulizia interiore deve essere garantita, io questo credo. No, io non commento su IBAN catalano, perché tanto so che farete questo regalo al Movimento 5 Stelle molto presto. Non è l'unico, questa è la cosa grave, non è l'unico. Sì, è vero, è vero. Non hanno ancora mai aperto il programma di rendicontazione, scusa se mi permetto di dirlo a chi ci ascolta, ma io sono veramente stanco. No, ti ho perso un pezzettino, Laura. Non hanno ancora. Ci sono senatori che non hanno mai aperto il programmino di rendicontazione, che non hanno mai caricato un solo numero dei soldi che spendono. Questo è inaccettabile. Mi erano scappati. Ultima cosa. A Caltanissetta Alessandro ha fatto un bellissimo piccolo resoconto del percorso del movimento, no? Parafrasando Gandhi, e a un certo punto del passaggio ha citato una persona che è stato uno dei primi a entrare, uno dei primi e dei più giovani a entrare all'interno delle istituzioni, e oggi abbiamo la fortuna di avercelo qua, quindi Mattia, vieni Mattia. Aspettate un attimo, che qua con le cuffie. Come state? Ciao, Dia. Bene, bene. Per quanto bene si possa stare qua. Dennis, quando parli tu fai così, e quando parlano loro... No, stai qui, che no. Vai, è che non sento quando parlano loro. Per quello. Aspetta che proviamo a fare un cambio. Sembrate due figli di Casaleggio. Esatto, qui. Sentiamo da lì. Sì, lì ci sentiamo. Se parlano. Ma siamo qua, noi aspettavamo. Come stai, Mattia? Oggi giornata di guerra in comune sulle vie d'acqua, che è questa opera assolutamente inutile di Expo. E oggi si saprà tra pochissimo se Sala, insieme al Comune di Milano, che è il commissario straordinario con poteri praticamente imperiali su tutta l'iniziativa, sceglierà di usare la polizia per fare l'opera oppure bloccare i cantieri. Quindi stasera sapremo questo. E ovviamente è molto importante, dato che da ormai settimane, ogni mattina,
i cittadini dei tre parchi che vengono, diciamo, devastati da quest'opera, che sono il Parco Pertini, il Parco di Treno e il Parco delle Cave, si svegliano alle 7 della mattina e vanno a bloccare le ruspe, cioè proprio i condomini. E questa è una cosa fantastica per non farsi abbattere gli alberi e non far perdere i parchi che hanno... che si sono guadagnati con un sacco di battaglie negli anni. Io avevo promesso che vi rubavamo mezz'ora. Allora, nel frattempo, qua controlliamo che cosa sta succedendo in aula. Sta parlando Brunetta. Credo che a breve parlerete voi. Se volete andare, vi lasciamo andare. Che penso che applaudire che parlerà Dinca, immagino, no? Sì, parla lui. E sarà durissima, tra l'altro, perché dopo l'agonia e la rabbia che ci ha messo Renzi nel suo non discorso, sarà difficile mantenere la calma. Va bene, dai, allora ci salutiamo. Dennis, però facciamo partire un sondaggio con a tutte le donne che ci ascoltano e ci guardano, dai. Tutte le che cosa fareste in macchina con Dennis? Dai, lo vogliamo sapere. Siate sessiste e potenziali stupratrici. Posso farti una domanda prima di andare via? Tu cosa faresti in macchina con Renzi? In macchina... Grande! Comunque, grande Mattia, veramente combattiamo per difendere i nostri parchi a Milano. Abbiamo conosciuto, io personalmente ho conosciuto anche questi ragazzi che giovanissimi che combattono per affinché non si faccia quest'altra opera scandalosa delle vie d'acqua. L'abbiamo conosciuta alla manifestazione Notav che si è tenuta proprio sabato. Sono dei ragazzi grandissimi, veramente. Va bene, ragazzi, vi do un bacione. Grazie mille per avermi fatto compagnia alla mia prima. Avevo bisogno di due amici, grazie, sinceramente. Ma Dennis ha già fatto il presentatore, è andato troppo bene. No. Un bacione. Ciao, ciao. Ciao. Un attimo, scusate. Vai tranquillo. Quindi mo adesso come funziona? Allora, il microfono questo qui. Sì, il microfono sì. È sempre quello. Aspetta, siamo offline. Siamo offline, okay. Mattia. No, no, siamo offline. Siamo hai gestito... Siamo online. Siamo in diretta. Adesso parliamo un po', okay. Nel frattempo che aspettiamo l'intervento di Dinca. Mattia, volevi... Volevi spiegare un attimino meglio il discorso delle vie d'acqua? Sì, intanto volentieri, dato che in realtà dovrebbe essere già anche girato qualcosa su internet, che la riunione era proprio poco fa, comunque poi lo cerchiamo. Sì, e, sì, è un argomento di cui si è parlato poco, quindi guarda anche... Siamo tutti a quattro, ci siamo, ragazzi. Con anche Brunetta, Brunetta, aspetta che lo tocco. Brunetta è qua, adesso... esatto, qua. Ce l'ho qua. Fatti in testa come snuda. Ok. E è bello anche per cambiare, dato che ormai sono solo di moda le cose che passano dal Parlamento, noi invece vogliamo riaffermare i consiglieri comunali del Movimento. Infatti, perché nessuno che parla tantissime più. Battaglie si fanno sul territorio e se ne parla anche bellissimo. Poco. Questa in particolare è una delle più allucinanti. Dennis un po' la seguita, perché praticamente a Milano si inizia a parlare di questa via d'acqua. Inizialmente doveva essere un po' la visione di Leonardo, cioè infatti, Milano, sì, città sì, navigabile, sì. Si passa con le canoe, si va con le barche. Ok, e c'è Dinca, eh? C'è Dinca. Stimare un nuovo governo che non ha le basi parlamentari promesse dai partiti al momento del voto del febbraio 2013. Cittadini, colleghi, questo è solo un governo della propaganda, un Letta bis, o meglio, un Napolitano ter. Quando Matteo Renzi venerdì è entrato dal Presidente della Repubblica, aveva un'unica novità, la figura del magistrato antimafia Nicola Gratteri come Ministro della Giustizia, ma il primo ministro, che da oggi è il signor Inciucio, ambizioso come nessun altro, ha scelto il compromesso di Napolitano per accontentare Berlusconi, senza nominare un Ministro della Giustizia competente e onesto. Primo Ministro, lei sognava di farci uscire dalla palude, mentre invece siamo finiti nelle sabbie mobili. Voleva Del Rio l'economia e ci siamo trovati con Padoan, consigliere di D'Alema chiamato, nonché direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale con responsabilità su paesi quali la Grecia. Abbiamo inoltre ancora Alfano, ministro dell'Interno, la persona che lei, Renzi, definì colpevole di una vicenda di cui come italiano mi vergogno, che coinvolge una bambina di 6 anni.
ma non doveva essere cacciato. E andando avanti in questa hit parade dell'orrore, lupi per fagocitare le infrastrutture, poletti dalle COP rosse direttamente al ministro del Ministero del Lavoro, ma chiaramente senza nessun conflitto di interesse. Lorenzin e Franceschini, da lei definito vice disastro, che facevano parte del governo Stai Sereno. Caro Presidente, visto il coraggio in questi giorni dimostrato e soprattutto la capacità di imporsi su vecchi schemi di potere, ci riferiremo a lei come Renzi, il presidente del Coniglio PD. In tutto questo noi di certo non vogliamo tenervi sulle spine, non avrete la nostra fiducia. In questi giorni abbiamo assistito a consultazioni farsa che hanno espresso un governo farsa. E quello che oggi voglio aggiungere è che ci troviamo di fronte a una maggioranza farsa. Ma prima qualche informazione sul Premier, Matteo Renzi, l'uomo che prima ancora di insediarsi ha già collezionato la prima menzogna sulla finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Breve antologia del Festival delle Dichiarazioni di Matteo Renzi. Voglio cambiare l'Italia, non cambiare il governo, punto a far lavorare il governo e non a farlo cadere. Enrico ci ha chiesto un patto di coalizione, io sono d'accordo, 10 dicembre. Tutto il PD aiuterà Enrico nel semestre di presidenza europea, 15 dicembre. Per il 2014 il Premier è e sarà Enrico Letta, 22 dicembre. Nessuna intesa tra Letta, Alfano e me, non voglio assolutamente essere accomunato loro, integrato come in uno schema. Io sono totalmente diverso per tanti motivi, 29 dicembre. Enrico non si fida di me, ma sbaglia, io sono leale, 12 gennaio. Il governo Letta deve lavorare per tutto il 2014, 13 gennaio. Creiamo un hashtag. Enrico, stai sereno. Nessuno ti vuole prendere il posto. Vai avanti, fai quello che devi fare. Fallo, 18 gennaio. La staffetta Letta-Renzi non è assolutamente all'ordine del giorno. Io, sia chiaro, sto fuori da tutto, 5 febbraio. Ma perché... senza elezioni, ma chi ce lo fa fare? E ci sono anch'io tra questi. Nessuno di noi ha chiesto di andare al governo. 10 febbraio. Insomma, un uomo di parola, non c'è che dire. Ma torniamo a quest'aula parlamentare. Dal 29 aprile al 14 febbraio, giorno in cui di fatto è caduto il governo Letta, sono passati 292 giorni. Guarda caso l'esatto numero dei deputati del PD senza Letta, nemmeno l'aveste fatto apposta. Riesco a vedere... uno per uno i deputati del PD che voltano la faccia al loro primo ministro, uno alla volta, uno al giorno. Epifani un giorno, Damiano il giorno successivo, poi toccava a Franceschini e via così finché il capitan Letta è rimasto solo, senza poter nemmeno passare per l'aula, cornuto e bastonato come nelle migliori trame della commedia politica nostrana. Non gli avete nemmeno concesso l'onore delle armi, tanto era succulento il toro Letta, ferito ed agonizzante al centro della corrida del Partito Democratico, con 292 spettatori urlanti e con il pollice verso il basso, che gridavano a Renzi, finiscilo. Ma torniamo a un altro avvenimento, che ha illuminato tutta questa vicenda. Prendiamo le parole dell'ex ministro Fabrizio Barca, parole che fanno chiarezza su chi vuole in realtà questo governo, parole testuali dell'ex ministro Barca. È iniziata la sarabanda della Repubblica, che continua. Io più vedo un imprenditore che fa un'operazione politica, più ho conferma di tutte le mie preoccupazioni. Un imprenditore che si fa sentire. Essendo una cosa priva di un'idea, c'è un livello di avventurismo. Non essendoci un'idea, siamo gli slogan, salvare la patria da un lato, dall'altro cambiare la patria. Questo mi rattrista, sto male, sono preoccupatissimo. E ancora Barca. Vedo uno sfarinamento veramente impressionante. Sono colpito dall'insistenza, segno della loro confusione, disperazione. Sono fuori di testa. C'è una cosa che si chiama umanità in tutta questa vicenda, oltre all'irresponsabilità politica. Credo che ci sia un metodo disumanizzante. E infine ancora Barca. La cosa seria, il problema vero è un altro, ma tra 30 giorni, quando si capisce che non c'è niente, il paese va via di testa. Vergognatevi. Vergognatevi tutti.
Non meritate di rappresentare gli italiani. Le parole di Barca sono le fiamme ardenti dove oggi brucia la nostra Costituzione. Ci rivelano uno scenario inquietante di poteri forti come quelli rappresentati dall'ingegner Carlo De Benedetti, che tramano nell'ombra con l'avallo del Presidente della Repubblica. Vergognatevi! Mentre comprate cacciabombardieri obsoleti e non trovate i soldi per l'edilizia scolastica né per il dissesto di idrogeologico, mentre regalate milioni ai concessionari di slot machine e alle banche, non trovate i soldi per il reddito di cittadinanza. Vergognatevi! La verità è che l'Italia si aspetta che tutti noi andiamo oltre questo tempo, oltre il tempo dei partiti, degli accordi di potere dove le parole sono il lenzuolo bianco disteso sopra il cadavere ancora tiepido che rappresenta il futuro del nostro paese. Le persone non credono più nelle parole cariche di ipocrisia, parole ingorde di soldi pubblici, parole che diventano firme di accordi tra antichi, finti nemici, ma in realtà collusi amici di merende. I cittadini credono nella restituzione del rimborso elettorale, cosa che noi abbiamo fatto. I cittadini credono nei tagli a costi della politica e noi ci siamo tagliati lo stipendio per aiutare le piccole e medie imprese. Gli italiani vogliono parole guerriere e fatti ancora più guerrieri. Vogliono gridare e battere il pugno su questo tavolo. Vogliono che ogni discorso fatto in quest'Aula si trasformi in azione immediata. Primo Ministro, ieri ci ha parlato di bisogno di indicare una prospettiva di futuro. Ci parla di segnali simbolici. Noi invece le parliamo di proposte di legge concrete e già depositate. Reddito di cittadinanza, conflitto di interesse, cancellazione dell'IRA per le microimprese. Sono qui. Questo non è un paese che si può permettere segnali simbolici. Questo è un paese che ha bisogno di risposte subito. I cittadini chiedono di uscire dalle logiche dei partiti, chiedono aria pulita e acqua pubblica, vogliono banche di cui fidarsi, vogliono un futuro sostenibile e andare in pensione con 40 anni di contributi che bastano e avanzano. In questo paese vi è un'unica forza politica che può realizzare questo per le persone ed è il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo l'onestà, il coraggio e l'orgoglio di rialzare la testa dopo anni di soprusi. Noi abbiamo resistito ad ogni genere di attacco, nel frattempo abbiamo studiato, abbiamo aperto le porte di questo palazzo e fatto entrare aria fresca, pulita e limpida. Noi siamo pronti, e lo ripeto, noi siamo pronti a governare questo paese. Oggi la maggioranza di quest'Aula darà la fiducia a questo governo e sarà l'ultimo governo dei partiti. Non conosciamo ancora ora e giorno delle nuove elezioni, ma vi posso assicurare che il prossimo sarà il governo del Movimento 5 Stelle. Esatto. Eccoci, siamo tornati in linea. Splendido discorso. Guarda che l'audio è un po' basso. L'audio è un po' basso? No, dai, sale, no? No? Prova Mattia, l'audio è basso? No. Allora, 1, 2, 3, prova. Scusateci, che ce la facciamo. Vai, sa, 1, 2, 3, prova. Ci aiutate con i commenti in chat, per favore? Ci sentite bene a noi? So che dalla diretta della camera purtroppo si sentiva male e abbiamo provato a smanettare in tutti i modi. Ciao Mattia, tutto quanto accavallato sopra il mixer. Però niente, adesso dovrebbe andare meglio. Allora Mattia, dicevi delle vie d'acqua, stavi spiegando delle vie d'acqua. Esatto. Le vie d'acqua che dovevano prendere e ripercorrere quelle di Leonardo invece. E invece è uscito un progetto, diciamo, un po' strano, che è servito alla città di Milano, per esempio, tra le altre cose, per vincere Expo. Nel Quindi frattempo noi ci siamo... io devo togliere speranza perché tanto... Vabbè, lo togliamo dopo. Noi ci siamo presentati ormai un po' di anni fa per vincere Expo e toglierla a Smirne con diversi progetti, tra cui le vie d'acqua, e abbiamo raccontato al mondo che avremmo fatto tornare Milano, la città dei navigli, la città
di Leonardo. Invece non è uscita, i Navigli rimangono quelli che sono, quindi interrati come sono stati interrati, sì. Nonostante un referendum abbia chiesto di riportarli alla luce. Però facciamo una stranissima opera per Expo, che praticamente devierà un corso d'acqua da un fiume, lo porterà al sito d'Expo e poi tornerà nella Darsena, che per chi non la conosce è, diciamo, l'export commerciale di Milano, fluviale. E quest'opera è assolutamente inutile perché dovrebbe teoricamente portare l'acqua Expo e nelle idee originarie essere navigabile, canoabile, quindi un qualcosa di bello che passa nei parchi. In realtà è una specie di, dato che interseca una serie di strade, infrastrutture, così sarà quasi tutto tombini, sifoni, quindi un qualcosa di navigabile né canoabile. E qui ci si chiede, ok, ma voi state usando 100 milioni di euro dei contribuenti per fare un canale carino? Cioè, e questo è il primo dubbio. La risposta dubbio. È stata, ci abbiamo le coppe rosse. No. La risposta, tra l'altro, non c'è neanche stata, è assolutamente indifendibile come opera. E soprattutto se il Movimento 5 Stelle gli rompeva le scatole in consiglio insieme a pochissime altre forze politiche dicendogli, ragazzi, ma quest'opera non sta in piedi da nessun punto di vista, e loro, per rispondere, non ci rispondevano proprio neanche per manco per dare la visibilità, da quando hanno iniziato a canterizzare nei parchi, perché la cosa fantastica è che questa opera passa attraverso tre parchi e abbatte gli alberi, i cittadini si sono incavolati, e dato che l'unica cosa di cui hanno paura è perdere voti, adesso invece stanno iniziando a correggere il tiro. E dato che questi cittadini normalissimi ma molto determinati gli bloccano le ruspe ogni mattina, oggi strano, così pieno di parchi a Milano che quando te ne toccano uno non te ne dovresti neanche esatto, accorgere. Qui in un colpo solo ne fanno fuori tre, praticamente fuori tre, sono gli unici tre di Milano più o meno, mi sa. Sì, dell'area sud, ma la cosa più bella è che paradossale, per far passare quest'opera lì non è più verde a parco, lì è area industriale, cioè, no, quindi hanno dovuto cambiare la destinazione d'uso dei terreni, perché uno, sono terreni inquinati e non potresti scavare, e due, sei in un parco, e quindi ti troverai in un parco in realtà è area industriale. Questo è uno dei miracoli di Expo. Però la rivoluzione questa era la rivoluzione arancione, capito? Perché praticamente sollevi la terra dal parco che è argillosa. Questa era la vera rivoluzione arancione. No, ma se poi becchiamo qualche foto, è bello che le ruspe sono tutte arancioni. Eccola la rivoluzione Pisapia, ce lo dicevi subito che era così, dai, invece andare pure te in giro con quelli che in bicicletta e tutto. È giusto per finire il repertorio, certo, delle battute sull'arancione, è una delle opere che rientra nel conto arancio, che è il bilancio, perfetto, del comune di Milano. Perfetto, quindi no, allora chiedo scusa a Pisapia, finalmente uno di una giunta di sinistra coerente col colore, bravo, complimenti. Senti Mattia, cose interessanti invece all'interno di Milano, ho sentito di corsi per attivisti, ne vogliamo parlare, ancora in fabbrica? Sì, certo, allora abbiamo iniziato a fare un po' di formazione, diciamo basic, proprio su come funziona il consiglio comunale, le commissioni e soprattutto cosa può fare un attivista per iniziare ad aiutare. Fantastico. Aiutare i propri portavoce, perché se per esempio alla Camera o al Senato sono dei gruppi grossi, comunque con anche sono assunti tanti, poi hanno uno staff di supporto, così in consiglio comunale molto spesso sei solo o a due consiglieri o tre, soprattutto non hai strumenti e hai comunque una miriade di cose da seguire. Pensate, qui a Milano la mia è una situazione abbastanza anomala, ma è un comune più grosso di alcune regioni, quindi come abitanti. E quindi il corso prevede praticamente una specie di Truman Show, dimmi se sbaglio, una specie di Truman Show che ha seguito Claudio Morgigno per 3 anni in tutta la sua vita, e c'è questo video che spiega che cosa bisogna fare ripercorrendo la vita di Claudio Morgigno degli ultimi esatto, 3 anni. Claudio è uno degli attivisti che mi segue sempre in consiglio. Sì, esatto, e quindi prima di tutto le informazioni che diamo sono: uno, dov'è il consiglio comunale, cos'è, dove si trova e quando si trova, quindi gli strumenti base che in realtà dovrebbero servire a qualunque cittadino per sapere dove vengono prese le decisioni, o teoricamente dove dovrebbero essere prese le decisioni nella propria città.
A quel punto, quello è il primo passaggio per iniziare a partecipare, sapere dov'è e quando si trova. Sembra banale, ma molti cittadini non sanno neanche che si possa assistere alle sedute. Invece si va qui in Piazza della Scala, si entra nel comune che è Palazzo Marino, si lascia il documento e si può seguire. Quindi queste prime info utili. E poi come seguirlo, diciamo, da attivista come Movimento 5 Stelle, lì entra in gioco la parte di essere attivo. Le prime cose che spieghiamo ovviamente sono l'uso di Twitter e di Facebook per far sapere quello che si fa nell'aula. Molto spesso noi abbiamo uno streaming della seduta, ma non si capisce quasi niente di quello che avviene, perché gli interventi sono di un quarto d'ora. Non c'è un testo che spieghi quello che si sta facendo in quel momento. La mozione esatto. Che si sta votando. E soprattutto tu cittadino da casa non puoi seguire. E una cosa, si lavora ancora in una modalità molto ottocentesca da noi, è che si modificano i documenti anche a voce, quindi uno da casa non riesce a capire. Certo, niente. Senza avere il testo. Esatto. L'attivista entra in azione qui, quindi può aiutarci a, diciamo, a leggere, a studiare la documentazione che molto spesso viene consegnata all'ultimo, e dall'altra parte aiutare chi sta a casa così, caricando, scannerizzando i documenti e dandogli il proprio materiale da vedere che altrimenti non renderebbe praticamente impossibile seguire il consiglio. E quindi, e poi ovviamente rispondiamo ai dubbi di chi chiede a un po' di info proprio sul Movimento 5 Stelle, cosa facciamo in consiglio. Prime sensazioni, come sembra la partecipazione? Sta aumentando, nuove forze nuove che arrivano. Io purtroppo Milano ho dovuto un po'... Vabbè, io e Mattia ci siamo conosciuti perché seguivo Milano, adesso a Paderno Dugnano stiamo andando ad elezioni e quindi... Sì, poi c'è il mitico video del giorno in cui ci siamo conosciuti. Il mitico video del giorno in cui ci siamo conosciuti, che è uno dei video che qui Cristina sta sparando spesso, diciamolo. Praticamente noi ci siamo conosciuti nel 2011, scusate il cellulare, nel 2011, a un banchetto, sì, un banchetto sì, normalissimo, sì. C'era il referendum per il nucleare la settimana dopo. Sì. La settimana dopo c'era un banchetto del nucleare, io ero in giro con mio figlio al parco Giardini di Porta Venezia, vedo questo fantastico banchetto, mi fermo, c'era Gilda Caronti, che è stata intervistata qui alla Cosa perché è la moglie di Paolo Ranieri, che è quell'attivista che ha ricevuto oddio aiutami che ho un vuoto, che è stato denunciato è stato denunciato perché aveva mandato una mail, esatto, a un avvocato per dire di votare, ma neanche di votare, non era una mail, no, di votare. Aveva avvisato, non so se si sente, aveva avvisato tutti. Aveva questa mailing list con tutta una serie di contatti che aveva mandato per avvisare che Beppe avrebbe fatto il comizio infatti in non era neanche un voto, era venita a vedere il comizio di Beppe ed è stato accusato. Vabbè, l'abbiamo trattato qui, c'era Gilda, c'era Morginio, c'era Gabriella. Dopo un po' arriva anche Mattia. C'era con due fusti di... Con due fusti. Da 200 litri. Da 200 litri di che cos'era? Erano fusti nuovi. E li abbiamo dipinti da bidoni di scorie radioattive. Bidoni di scorie radioattive, è iniziato a piovere, ma che facciamo, che non facciamo? Non passava nessuno perché appunto pioveva, era orario così. E siamo andati in giro per il Duomo con questo bidone, con... Noi con le tutine, bellissimo. C'era Vincenzo Caso, che oggi è alla Camera, c'era Arturo che si metteva dentro ai bidoni e ci siamo conosciuti così, effettivamente ci siamo conosciuti così. Comunque, tornando agli attivisti, sta avendo una buona risposta? Sì, sicuramente c'è molta attenzione su internet e in generale... Diciamo, tantissime persone stanno parlando di politica grazie a noi, questo lo stiamo vedendo, e allo stesso tempo aumentano le persone che vogliono partecipare, mettersi in gioco e iniziare a darci una mano. E qui sta il bello, cioè dobbiamo dare uno sforzo, ed è per questo che io dedico diverse sere proprio a spiegare come partecipare un po', diciamo, anche le origini del nostro gruppo, del Movimento 5 Stelle a Milano, proprio perché molte persone si avvicinano, ma avvicinandosi come dopo averci visto alla Camera, in televisione, certo. Questo quindi manca, o magari anche con l'idea di candidarsi che è sbagliato, cioè molti si avvicinano pensando, esatto, di avere un partito con le nostre idee e tutto, ma un partito.
Questo è l'errore. Sì, 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 sì. Bisogna avvicinarsi in maniera assolutamente disinteressata. L'attivista è qualcuno che dedica il proprio tempo, le proprie competenze per aiutare i portavoce, per far funzionare la sua città. Uno può essere un attivista perfetto, fantastico, utilissimo, senza essersi mai candidato, senza essere mai stato eletto, senza ipoteticamente anche mai aver a che fare con un gruppo del movimento, se per esempio agisce da solo in un paese. Certo. Ogni cittadino attivo che si informa, che aiuta a risolvere i problemi, che va a scavare, è un attivista. Poi, chiaro, se uno vuole fare l'attivista del Movimento 5 Stelle, può mettere il suo tempo a disposizione dei, certo, dei portavoci, aiutare a far funzionare, a far parlare. Mattia, noi siamo per la trasparenza, sì, giusto? Sì. Siamo per la trasparenza, quindi totale. Diciamo le cose totali, diciamo le cose belle e brutte. È faticoso, ragazzi, è veramente faticoso. Ormai sono dal 2008-2009 e ci sono dei momenti in cui prendi e dici no, vabbè, basta, cioè io voglio andare a fare una partita di calcetto, voglio... Però quello che ti dà indietro è un'emozione fortissima. Cioè, oggi abbiamo intervistato Laura Castelli e Vincenzo Caso, con i quali abbiamo passato dei momenti in Valsusa, c'eri anche tu, sì, 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 sì. Che fare il bagno nel ruscello, sono il bagno nel ruscello, prima in mutande, che distruggessero il cantiere. Bravo, bravo, cioè, e appunto fare il bagno con quelle persone che poi adesso sono lì a difendere, a difendere il nostro Stato, a cercare di cambiare le cose, cioè, di tanto in tanto ti capitano dei momenti così, così forti. Io ero sul palco a 3 metri da Dario Fo, mentre Dario Fo diceva pensateci voi per favore, cioè, ma va bene tutte le notti che abbiamo passato a fare le riunioni alle 4 di notte, va bene tutto, cioè, però è faticoso, è inutile nasconderlo. È faticoso perché questa è una macchina politica, una macchina oliata, una macchina che nella burocrazia, che nelle regole, regolette di un consiglio comunale voi lo sapete, il comune di Milano io lo chiamo il tempio del male, infatti. Il consiglio che mi risucchia la vita, infatti. mi ricordo di giornate tue, sì, nei periodi di bilancio con Mattia che a un certo punto mandava i messaggi di aiuto in chat e qualcuno di noi partiva, ma veramente partiva alle 2 di notte e andava lì a fargli anche soltanto compagnia, quindi sì, 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 sì. È faticoso, ma si crea una seconda famiglia, quindi io le persone che ci credono veramente ve lo consiglio, è una prova che dovete fare, anche perché è l'unica speranza che abbiamo per cercare di cambiare le cose in maniera un attimino diversa. Farrete tra le persone per bene, nascono amicizie bellissime, si incontrano persone fantastiche, che poi se sono lì come te è gente che è disinteressata proprio, non è lì né per potere né per soldi, cioè proprio bellissimo. Poi un altro consiglio che vorrei dare, visto che l'abbiamo... argomento col quale poi chiudiamo, Cri, poi mi devi dire come faccio a lanciare il video. Sì, adesso che là. Ok, e ultimo argomento che poi vi lascio. Mazza, io ero preoccupato, Cri, io oggi ero preoccupato e ho detto Cri, ma io dopo che ho fatto l'intervista non so come riempire adesso. È vero che è venuto Mattia, per fortuna. No, sono venuto a caso, non c'era niente. Però stiamo a 1 ora e mezza che vi rompo le palle. Vabbè, ragazzi, voi in chat siete lamentati? No, 4 commenti. Il primo commento è che palle. Che Dennis. Palle, Dennis, smettila. No, vabbè. Anche i visualizzatori. Okay, scendono? Sono scesi? No, dai. Allora, abbiamo concluso con Laura e con Vincenzo. Appunto, oggi c'è. Spieghiamo un attimino bene. Oggi c'è molto probabilmente una riunione congiunta dove si discuterà la possibilità di espellere 4 senatori. Espellere, che poi si dice impropriamente espellere, di far partire la procedura di espulsione per 4 senatori del Movimento 5 Stelle. La procedura di espulsione prevede che la rete voti se queste 4 persone devono restare nel Movimento 5 Stelle oppure no. Quindi alla fine c'è un processo democratico, che determinerà se queste persone, per gli atteggiamenti che hanno avuto, i comportamenti che hanno avuto,
devono restare oppure no. Io ne ho preso uno d'esempio in questi giorni. So che quello più vicino a noi è Luis Sorellana, ma ho una difficoltà oggettiva personale a parlare di Luis, perché io avevo una stima profonda per Luis e un po' tutti noi dalla Lombardia avevamo, era un punto, cioè ricordiamoci la legge zero privilegi, lui fu uno di quelli che la porta avanti, la compilò, quindi voterò sicuramente per l'espulsione di Luis, però ho preferito stasera non analizzare lui, ho preferito analizzare Campanella. Ieri da Formigli, Campanella, Luis e tutti stavano cercando, umanamente comprensibile direi, di fare un po' i finti tonti, dire ma non capiamo, appena abbiamo fatto questa, appena ci siamo lamentati con Grillo per l'incontro che ha avuto con Renzi, è partita tutto questo casino. No, cari senatori, non è così, cioè, sono 11 mesi dalla votazione di Grasso che comunque sia avete atteggiamenti diciamo fuori stonati, per usare un eufemismo, stonati per quanto riguarda il movimento. Vi faccio alcuni esempi. Il 9 aprile, un'intervista sul Fatto a Campanella. Campanella propone, propone per le rendicontazioni di fare il forfè senza la rendicontazione, alludendo nell'intervista ad alcune chicche fantastiche. Dice: quando andavo in missione, lui lavora per la Regione Sicilia, lavorava per la Regione Sicilia, funzionario se non erro, dicendo: quando andavo in missione mi perdevo sempre gli scontrini. Quando andavo in missione mi perdevo sempre gli scontrini. Non possiamo stare qui a perdere tempo a trattenere gli scontrini. Oppure concluse quell'intervista lì dicendo: prendevo 2732 euro, francamente non vorrei rimetterci, ma lo sapevi prima che ti saresti dovuto dimezzare lo stipendio, e poi sono sicuro che non ci sta rimettendo. Oppure ancora il 20 novembre Polisblog recupera una nota di Facebook di Campanella dove praticamente, parlando di Beppe Casaleggio, dice: il vantaggio di occupare il vertice di un'organizzazione sta anche nel poter invertire il percorso senza essere tacciati di tradimento o di dissidenza. In pratica lui dice: Grillo e Casaleggio stanno al vertice e possono fare quel cazzo che gli pare senza che nessuno dica che stiano tradendo o sono dissidenti. Ora Mattia, se fosse successa una cosa del genere, secondo te nel Movimento 5 Stelle persone come te, Vincenzo, Laura, io, saremmo rimasti se avessimo avuto percezione di questo? No, assolutamente. Okay. Andiamo avanti, perché ce ne sono altre 3-4. Intervista su Repubblica del 4 settembre, Beppe Grillo: essere duri e puri non basta. Ma forse Campanella si è scordato il percorso del Movimento 5 Stelle, dopo sul video glielo ricorderemo. La famosa lettera di Grillo alla polizia, lui fu della linea dei giornali che prendeva e tirò fuori allo scandalo per questa lettera di Beppe Grillo, che era quella sul toglietevi i caschi. Insomma, in un'altra intervista di dicembre, dove Beppe attaccava i giornalisti e Napolitano, Campanella dice: così fa del bullismo. Cioè Beppe Grillo ci abbiamo fatto il V-Day sull'informazione in Italia, abbiamo preso ha chiamato Morfeo Napolitano da una vita, fino ad arrivare a un'intervista che Campanella ha rilasciato sul Fatto Quotidiano poco tempo fa, dove dice una frase bellissima, che però ve la faccio vedere col video che abbiamo preparato. Sì, lo mandiamo subito. Sì, com'è che faccio qui? Mutati. Ma hai fatto la politica così, ma non è una meraviglia. Ma allora, siamo avanti 20 anni al resto da questi morti qua, quindi adesso finiamo, adesso cominciamo a lavorare sul serio. Allora mi monta anche a me una rabbia. Allora la prima cosa che dobbiamo fare quando dicono: non avete un programma, uno solido ce l'abbiamo, devono andare tutti a casa, subito, subito. Però francamente secondo me la prospettiva per cui
noi riusciamo a mandare tutti a casa è una prospettiva teorica. State per uscire nella vita reale, sono sconnessi da qualsiasi cosa, non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando, non hanno capito, non hanno capito. Arrendetevi, 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 siete circondati, arrendetevi, siete invisibili. Però francamente secondo me la prospettiva per cui noi riusciamo a mandare tutti a casa è una prospettiva teorica. Io non ci sto più a vedere gente che soffre, che perde il lavoro, che si ammazza, e questi qui in televisione con queste facce da culo a prenderci di nuovo per il sedere, che, cercando di darci soluzioni ai problemi che hanno fatto loro. Basta, devono andare tutti a casa. Io mi chiedo e mi domando, nel primo pezzo di video c'era Francesco Campanella attaccato a Beppe Grillo, stava a 50 centimetri da Beppe Grillo. Ora, uno dei punti cardine del Movimento 5 Stelle è la coerenza. Cioè, io mi chiedo, ma abbiamo fatto una campagna elettorale in cui Beppe usava toni forti, avete sentito, no? Nel cosa de... adesso non mi ricordo che cosa di preciso aveva preso, ha detto... ci stanno prendendo per il culo, sì. Hanno la faccia come il culo e tutto. E siamo entrati per quei motivi, siamo entrati grazie anche a quei discorsi, Francesco, siamo entrati in tutte le piazze, compreso Palermo dove c'eri tu, ha preso e ha detto dobbiamo andare tutti a casa, ma con che faccia prendi e vai a dire una settimana fa la condizione di andare tutti a casa è una condizione teorica, ma teorica di che? Ma scusa, Mattia, no, aiutami io tu perché... Guarda, aggiungo solo questo, poi non entro nelle, nelle vicende poi tu sei... singolari o personali. Io ne ho parlato molto con sia con i miei amici in questi giorni che con alcuni giornalisti in comune che mi hanno chiesto, ma non è che uno dice ha un'idea diversa, allora lo buttate subito fuori. Io gli ho detto, alto, non è proprio così, non funziona così. È una cosa ben diversa, è il controllo degli elettori sugli eletti, una cosa che non c'è mai stata nel nostro sistema politico, e proprio per questo io poi, per chi vuole approfondire, vi consiglio di guardarvi Dall, D-A-H-L, che è un politologo, un pensatore che ha teorizzato di fatto i pilastri delle democrazie moderne. Uno di questi pilastri è proprio il controllo degli elettori sugli eletti. E lui diceva questo, cioè le moderne democrazie hanno talvolta un basso livello di democrazia vera e propria, nel senso ideale. La democrazia, secondo Dall, richiederebbe una maggiore partecipazione dei cittadini al potere ed un più attento controllo dei politici da parte dei cittadini, più di quanto non sia mai stato realizzato in qualsiasi stato democratico reale. È quello che stiamo facendo noi. Quindi cambiamo da Movimento 5 Stelle a Movimento da... è un politologo, no, gli studi universitari. Allora, io direi che se non ci sono domande o no, niente, va bene. Sono un po', ma sono valide. Se ci stanno dicendo che Giulia Sarti su Red Dead Radio, la salutiamo. Ciao Giulia. Radio. Poi ci facevano... Dai, io direi che per oggi è andata così. Buona prima di casa, siamo sbancata, esatto. Va bene, grande bello. Io vado a posto. Direi che rimandiamo il video di Beppe e poi riprendiamo la programmazione della cosa. Ti sei divertito? Ma vabbè, dai, è andata, diciamo che adesso è andata. Gli è tornata la voce tutta di colpo, capito? Prima come sono arrivato, come va? Stavo così, con gli occhi così, oh, cri, non so come riempì dopo le domande a Vincenzo e Laura, non so come fa. Ce la fai il video su Renzi? Ma certo, ragazzi, il video su Renzi è già in produzione. Già in Anzi, produzione. Facciamo il video in macchina con Mattia, io faccio finta di essere un cartonato, sì, rimango così. Esatto. Va bene, sì, tu invece torni a trovarci. Due, tre giorni e il video è pronto. Sì, va bene. Io mi metto in mezzo. Bravo, certo. Sì. E tu torni dei vai, prego. No, stavo dicendo una cagata. Dilla. No, faremo una puntata dedicata alla cura dei ricci. Alla cura dei ricci. Insieme sì, anche sì, a Gian sì, Roberto. Sì, infatti, perché io, per esempio, io uso già più balsami creme, te invece sei più sul Natural, eh?
Io no, ultimamente sto proprio, vabbè, ormai siamo qui. Vai, ma la cosa è cosa no, allora ultimamente sto oh, cosa nostra magari nostra, no. Però sto usando il sapone solido preso da Lush. No, il solito sapone. Non il solito, il solido. Solido. Sapone che praticamente sono degli affari duri, molto utili da campeggio, ma anche in diciamo alla doccia, perché ne sto parlando soprattutto adesso? Perché sulla cosa facciamo dell'informazione. Allora, prima di tutto perché avevamo concluso, capito, che avevamo distrutto i senatori dissidenti, capito? No, questo è importante per anche come attivisti, dato che ci interessano i rifiuti zero. Non facciamo pubblicità a Lush, comunque ci saranno anche altri concorrenti che fanno questi prodotti, perché è interessante, perché sapone solido, tipo non saponetta, però ce ne sono di vari tipi, soprattutto ti dura circa 40 lavaggi, 40 docce, e la cosa bella è che tu lo strofini sui capelli e quindi non fai tutto l'inquinamento né del sapone, che è molto di più quello del barattolo, né tutte le confezioni di plastica, quindi scelta sostenibile, ci sta, funziona, ce ne sono di vari tipi. Scusami, no, una cosa importante, stasera alle 21:30 a Desio c'è Borsellino e volevo un attimino, se scrivi un attimino su Google vediamo, gli do la piazza precisa, giusto perché credo che sia importante. Borsellino a Desio, scusate, tu continui a parlare del sapone liquido. No, io ho finito il mio. È finito? Però io, vabbè, mi trovo bene. Dove? Paderno? No, a Desio, comune di Desio, stasera c'è Borsellino a Desio. Niente, non... No, comunque ve lo confermo. Ma dov'è? È a una piazza a Desio. Parlo, vedi, su questo. Allora, quando oggi lei prende, io avevo il panico da prestazione, perché gli dicevo, Cri, non so come riempire i tempi morti. Questo è un classico esempio di... che famoso ho cercato io, perché dico, vabbè, bastava che dicevo, stasera a Desio alle 21:30 c'è Borsellino, andate, invece, niente, non troviamo la piazza? No, magari lo scriviamo dopo su Facebook... Va bene, ok, niente, non, scusate ma in questo momento non mi viene in mente di preciso. Allora, noi ci vediamo martedì prossimo, questa volta avremo due portavoce al Senato e niente, più o meno è questo qua, cioè lo spazio di prova che stiamo vedendo di fare qua con la cosa che copro io è... il martedì pomeriggio, dopo tra le 6 e le 6 e mezza, in base a quando riesco a staccarmi dal lavoro, e l'abbiamo trovato. No, non l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Ci siamo. Allora, stasera, alle ore 21, Sala Pertini, piazza Don Giustani. C'è Salvatore Borsellino in collaborazione con il Centro Culturale Lazzati. Giusti in tempi giusti si chiama. Quindi per chi è di quelle zone, io molto probabilmente andrò e ci vediamo lì. Stavo dicendo, questo spazio che abbiamo deciso di fare come prova qui alla cosa sarà ogni martedì 18:30 in base a quando riesco a liberarmi dal lavoro, e cercheremo sempre di fare una piccola intervista come quella che abbiamo fatto oggi, una volta alla Camera, una volta al Senato, poi faremo il misto, poi magari insomma, una volta qualche consiglio comunale, magari. Una volta qualche consiglio comunale, anzi esatto, vogliamo entrare, sì ho voglia una volta facciamo un giro turistico a Palazzo Marino, vi porto dentro le stanze del bello potere. mi piace. E se poi questa cosa andrà avanti, visto che andremo ad elezioni a maggio, molti comuni della Lombardia, in tutta Italia, scusate se ragiono a termini di Lombardia, avremo molti comuni ad elezioni, magari potremo usare questo spazio per intervistare un po' di candidati del Movimento 5 Stelle ai comuni. Che dici, Vale? Sì, Vale. Certo. Jessica. Vabbè, ma no, senti... No, dico di sì, tu resti, quindi sì, lui torna, tutte belle notizie... leggiamo un po' di chat, dai. Vai, 5 minuti di chat. Bella sta cosa, che sembra che è finita, invece poi si continua. Oh, ma che ci avete fatto stasera? Che ci avete fatto stasera a mezzanotte? Anzi, allora, leggetela da qua, scusate. Sì.
Così almeno state anche vicini a sto benedetto microfono. Microfono ci cazzo. Viva la cosa. Ah, credevo viva qualcos'altro. Ti immagini? Viva la cosa. Viva la cosa. Esatto. Yeah. Cioè, sono, faccio una moratoria su Casaleggio. E comunque viva tutto. Cioè, nel senso, non facciamo i bacchettoni. Sì, sì. Potete provare una pettinatura cotonata, chissà. E io se non metta la crema, quello. I blog trotter mi fanno... Vabbè. Carlo Sibidi ha pubblicato una foto sul diario di Davide Bono con Emanuele Scagliani. In Bono... Come... Che? No, niente. Non vedo... Arrivano consigli sui ricci, ottimo. Sì, guarda, non vedo... Alle prossime elezioni il doppiaggio... Li doppiamo a sti pezzi d'aglio, bravo, Sailor 68. Perché c'ho il microfono, capito? Perché non lo sposti? Perché sposta il microfono, lui gira attorno al microfono. Ma voi veramente pensavate che c'era della malizia nel video della... No, è tutto così. È tutto naturale, ma stai scherzando? Facciamo tornare. Senti, io qua commenti su. Vai. Commenti da su cui discutere non ne vedo. A Mattia, quanto sei Bono? Da Steffi. Da Steffi Float. Non ha tempo, l'abbiamo detto prima. Non è vero, ragazzi, io ho tutti e due i numeri di telefono. Quindi posso eventualmente la voce di Mattia è 333. Va bene. Altri tre nuovi commenti. Vai. Il migliore è il sapone all'Aleppo, lo conosci? Proviamolo. Facciamo poi l'aggiornamento settimanale su al e comunque se vinciamo le europee veniamo lisci. Ci piastriamo. E tu riccia, dai, va bene. Bellissimo, sarebbe veramente terribilmente orrendo. Sì, dai, va bene. Facciamo se vinciamo le europee facciamo. Allora Mocha insiste, leggete Mocha perché è la terza volta che lo manda. È chiaro che tutto è strumentalizzato dai mass media. Se fosse successa una cosa tipo Letta Renzi nel Movimento 5 Stelle, apri di cielo. Mi sembra che invece questa questione dei quattro dissidenti, come si sta svolgendo, sia assolutamente democratica. Il territorio, cioè chi li ha votati li ha sfiduciati, il che dovrebbe essere fatto ogni volta che l'eletto non fa quello di cui ha firmato e per cui ha preso i voti. Sono perfettamente d'accordo con Mocha. Assolutamente. Non ho capito il discorso dei mass media all'inizio. Se fosse una cosa successa, una cosa tipo... Ah, giusto. Se fosse successa che qualcuno, un Renzi, avesse buttato fuori un... E nel movimento però non c'è né Letta, non c'è né Renzi. Cioè siamo in tanti, quindi niente. Regà che vi pettinate a 380 volte. No, a 800 ampere, vero Mattia? Ci pettiniamo a 800 ampere. Qui io sto cominciando a ingelosirmi. Perché? Cioè, non lo so. Sapone di canapa, il top. So, sapone. Sapone. Non lo so, Cristina, i tuoi lisci. Abbiamo dei consigli. Ecco, esatto. Cioè. Oh, infatti. Dai, fate qualche complimento. Maschietti, fatevi sentire. No, dai, cazzo, siamo. Ma siamo in. Comunque, cioè, no, ragazzi, io dico che siamo il movimento dove abbiamo i potenziali stupratori e non avete fatto nessun commento neanche carino a Cristina. Dai, su. Esatto, fatevi sentire. Siamo o non siamo i potenziali stupratori? Angelo, la nostra legge elettorale quando sarà varata? La nostra legge elettorale quando sarà varata? Perché mancano ancora due passaggi, se non sbaglio. Lunedì torna Giannulli. Sì. E poi mi sa basta. Sì, vabbè, poi varata dal blog, varata dal Movimento 5 Stelle, è un conto. E varata in Parlamento mi verrebbe da dirti chi è che come si chiamava Gianmarco? No. Oh, scusami. Angelo, purtroppo credo che farla passare in quel tempio del male che non è il comune, il Parlamento sarà assai ardua. Vabbè. Antonelli vi dice no balsamo altrimenti no mettetevi il balsamo altrimenti dopo la piastra si rovinano i capelli belli. Grazie John finalmente è arrivato veramente. Finalmente è arrivato John no. Oh. Con questo direi che possiamo però siamo tutti potenziali però, vedi, però no io invece lo leggerei anche le donne. Io invece lo leggerei, Cristina, perché no, la differenza è questa. È vedi, bella. Cristina allora, ti hanno chiesto... Vai, perché è colpa tua, leggilo tu. Sì, io leggo, no. La differenza ci fra noi... Sarà anche tipo la canzone
La differenza fra noi e loro, cioè uno prende, fa una battuta come quella che ho fatto io, siamo tutti potenziali stupratori, arriva, non diciamo il nome, arriva un... Sì, arriva Mike Di Costanzo che prende Cristina, stuprami. E Cristina... Vi comunichiamo che Cristina è presa malissimo dalla cosa e... Dalla cosa. E che farà i titoli su tutti e i giornali. E Cristina non è che è andata su Fazio a menare la Rava, la Fava, capito? Ma no, stasera, è presa scusa, si è fatta. Quinta colonna era ieri. No, stasera chi c'hai? Ballarò stasera. Ballarò spa. Stasera Ballarò. Eh certo, è martedì. Stasera Ballarò. Dai, scusate ragazzi, scappiamo. Ma che dobbiamo andare a Ballarò. Floris. Abbiamo qui, dai, fai Floris. Vittima Madonna, di accuse. Vittima di accuse. Di accuse pesantissime, sessiste. Non contenti di questo momento bassissimo per il Movimento 5 Stelle in cui si appresteranno a buttare fuori quattro senatori per aver osato dire un semplice commento contro Grillo in un momento c'è qui Cristina sì. C'è qui Cristina che è stata quasi stuprata via web dal blog. Dobbiamo chiudere domani chiudere, infatti gireranno gli screenshot dei commenti uno di fianco all'altro con la faccia di Cristina tristissima, esatto, che non si è mai visto, neanche i miei hanno mai visto Cristina triste. Però chiudiamo la rete, ragazzi, chiudiamo. Esci da questo blog. Fantastico, esci da questo blog. È stato proprio bellissimo. Esatto. Comunque l'ha stoppato, ragazzi. Guardate che Renzi era partito. Io ci sto facendo un viaggio in macchina. Vi posso garantire che quello parte. Se non lo fermi, Beppe ha fatto bene. Infatti, sto avendo delle grosse difficoltà per fermarlo anch'io. Comunque, a breve, fra qualche giorno, vedremo un po'. Vabbè, senti, Cri, io direi che si è fatta una certa. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti, se no non ci arriverò mai alle 9 a Desio. Adesso devi mettere muto sul microfono. Muto sul microfono. Vabbè, saluta prima. E vi saluto a tutti quanti. Grazie mille. Ciao, ragazzi. Spero di non avervi annoiato, stancato, fatto incazzare. Oddio, quattro spero di avervi fatto incazzare, però non l'hanno visto. Fatto la politica così, ma non è una meraviglia. Ma allora, siamo avanti 20 anni al resto da questi morti qua, quindi adesso finiamo, adesso cominciamo a lavorare sul serio. Allora mi monta anche a me una rabbia. Allora la prima cosa che dobbiamo fare quando dicono non avete un programma, uno solido ce l'abbiamo, devono andare tutti a casa subito. Però francamente secondo me la prospettiva per cui noi riusciamo a mandare tutti a casa è una prospettiva teorica. State per uscire nella vita reale, sono sconnessi da qualsiasi cosa, non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando, non hanno capito.